Benvenuti a Cloud Condition, abbiamo un gradito ritorno, il senatore Carlo Giovanardi. Senta, c'è un altro punto scottante che sta per deflagrare, insomma, che si sta imponendo l'attualità politica, è questo. L'associazione dei gay tedeschi, del mondo gay tedesco, che è ripresa anche da un gruppo importante, il gruppo Jonathan, sta accusando il Santo Padre di non ricordare mai nelle sue commemorazioni l'olocausto dei gay. Per essere chiari, di olocausto ce n'è stato uno, che è quello del popolo ebreo. Certo. E questo non solo, anche dal punto di vista normativo, legislativo, noi abbiamo fatto una. Riconoscendo l'unicità di questo terribile dramma storico, l'olocausto ha interessato il popolo ebraico. Poi ci sono stati da parte del nazismo tutta una serie di azioni che hanno riguardato gli handicappati, esatto, che hanno riguardato quelli che avevano malattie mentali, che hanno riguardato gli zingari, che hanno riguardato le popolazioni dell'est considerate popolazioni inferiori, che hanno riguardato anche i cattolici, gli evangelici che si opponevano al regime e che hanno riguardato anche i gay. Però ricordo che il nazismo era largamente rappresentato dai gay, perché c'erano gay nazisti. Diciamo le cose bene. Sì, ma non è che siano state le SA eliminate perché erano gay. Le SA sono state eliminate con Röhm perché erano concorrenti dal punto di vista politico. Allora, andiamo con l'ordine. Primo punto, l'olocausto riguarda gli ebrei. Solo gli ebrei. Solo gli ebrei, non c'è mai stato un olocausto dei gay. C'è stata una persecuzione. Ma non un olocausto. Che è una persecuzione che ha riguardato gli handicappati, che ha riguardato i malati mentali. Sì, parliamo di olocausto. No, olocausto non c'è mai stato. Non c'è mai stato l'olocausto dei gay. No. C'è stata invece la persecuzione. Stata una persecuzione di situazioni gay. Ma bisogna ricordare che il nazismo è nato. Ma spieghiamo perché. Il padre non deve chiedere scusa di quello che ha fatto il nazismo, perché di quello che ha fatto il nazismo il Santo Padre. No, non ha mai ricordato non ha mai ricordato l'olocausto dei gay, semplicemente. Ma non c'è stato un olocausto dei gay. Non c'è stato un olocausto dei gay. Cioè, sarebbe come se il Santo Padre dovesse ricordare l'olocausto degli zingari, l'olocausto dei cattolici, che si sono opposti al nazismo, come la Rosa Bianca o come Padre Kolbe, o l'olocausto degli eterosessuali che avevano idee diverse da quelle del nazismo. Il Papa giustamente ha condannato tutti gli efferati crimini del nazismo quando colpivano i malati, quando colpivano quelli dell'est che erano considerati essere inferiori, quando colpivano e hanno colpito anche degli omosessuali. Però ricordo che il nazismo, sia alla nascita, sia nei militanti, sia nei capi, ricordo Röhm, era largamente fatto di persone omosessuali. Certo, Röhm era dichiarato. Ma anche i capi nazisti erano omosessuali. Ma c'era tutta una filiera. No, io se posso, è chiaro che non accettano consigli da me, perché questi movimenti militanti, no? Io però. La contraddizione enorme è che io continuo a dire che secondo me gli omosessuali dovrebbero considerarsi normali, cioè persone come le altre, no? Normali. Loro invece continuano, specialmente questi movimenti estremisti loro, in maniera petulante a voler essere diversi. Loro vogliono essere diversi, perché se in Italia mi fanno il padiglione e la fiera del turismo gay e mi dicono c'è un turismo gay, io domando, ma se uno va al mare, se va in montagna, se va a Venezia, se va a Roma, che cos'è il turismo gay? Rispetto a un turista che può essere musulmano, può essere cattolico, può essere bianco, può essere nero, può essere donna, può essere uomo, perché io quando vado a fruire delle bellezze di una città d'arte o vado al mare in montagna, perché mi dicono c'è un turismo gay? Che cosa vuol dire? Oppure la violenza, se viene aggredita o violentata una donna, o una ragazzina, o un uomo, o un gay, perché loro dicono che c'è una differenza e ci vuole un aggravante? Io dico che la violenza che si fa rispetto ad ogni persona umana, qualunque sia
la sua età, la sua condizione, è una cosa gravissima che va condannata con tutte le energie possibili e immaginabili. In Italia c'è stato nell'ultimo anno un massacro di donne, sono state uccise decine e decine di donne da amanti o da mariti o da corteggiatori occasionali che le hanno uccise perché non volevano cedere, no? E ci sono stati casi di omosessuali che sono stati aggrediti. Ma che facciamo? Diamo meno valore di tutela giuridica alle donne che vengono ammazzate rispetto a un gay che viene aggredito? Io li voglio mettere tutti sullo stesso piano. Allora, se potessi dare un consiglio, per esempio, a queste associazioni estremiste, che la smettessero di infangare il Papa, di offendere i cattolici, e invece facciano la loro attività per avere gli stessi diritti, come stanno avendo in Occidente, per fortuna, di tutti gli altri cittadini. Poi sono con loro, assolutamente, in una lotta nei paesi dove ancora oggi il fatto di essere gay comporta lì davvero il pericolo di andare in galera o addirittura di essere uccisi. Questa è la cosa terribile che accade, ma che accade in quei paesi là, mica in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Certo. Però loro perdono la simpatia dell'opinione pubblica se continuano in questa petulante e fastidiosa sottolineatura della loro diversità. Certo, senta, questa cosa delle SA omosessuali, in effetti si sa, nei libri di storia c'è, però non viene tanto. Perché la verità è che proprio perché accade a tutte le organizzazioni sociali, a tutte le organizzazioni politiche, di avere persone che hanno orientamenti sessuali diversi, dire che ci sono situazioni che sono totalmente esenti è un falso storico. Quindi io sono assolutamente solidale e condanno tutti coloro che sono stati perseguitati dal nazismo. Rilevo solo che fra i persecutori nazisti, fra i persecutori, c'erano eterosessuali, ma c'erano anche omosessuali. Ok, certo, ma questa è storia, insomma, quindi è storia.